Il Consiglio dell'Unione lo ha eletto nella sua prima seduta per acclamazione e all'unanimità e Gaetano Mitidieri, sindaco di Lauria, è dunque primo presidente della neonata Unione dei Comuni Noce Mercure Sinni. Nel corso dell'incontro il Consiglio ha anche dato l'ok con 25 sì e 4 no allo statuto del nuovo soggetto, già ratificato dalle singole assemblee comunali. Abbiamo costruito un nuovo assetto istituzionale alla luce delle caratteristiche della programmazione dell'Unione Europea per il 2014. 2020. Queste le prime parole del neopresidente. Appunto, cioè, l'emozione è forte, forte soprattutto perché aver raggiunto l'unanimità con la condivisione di tutti i colleghi sindaci, questo soprattutto mi dà un grande orgoglio, ma soprattutto mi impegna nella ancora di più nella responsabilità e nel dovere che abbiamo nel costruire questo soggetto e nel dare le risposte ad un territorio costituito quasi di 40.000 abitanti e quindi ovviamente una responsabilità ancora più. Però è una sfida che nel ruolo che rivestiamo ed è fondamentale. Diciamo caricarcela sulle nostre spalle perché è il nostro dovere, ma prima di tutto come cittadini di questo territorio, cioè, abbiamo il compito di cogliere quelle occasioni, così come la costruzione di una governance alternativa che è, secondo noi, la soluzione o se non altro aiuterà un percorso per individuare veramente obiettivi di sviluppo e di prospettiva di quest'area. L'Unione dei Comuni può dunque programmare e guardare al domani. Il gruppo di lavoro penserà in questo momento a costruire gli aspetti, diciamo, amministrativi del soggetto. La giunta invece si misurerà, che ricordo è costituita da tutti i sindaci del territorio che ne fanno parte dell'Unione, invece si misurerà sugli obiettivi che a breve dovremo individuare sulle scelte strategiche della programmazione europea e regionale. E credo che le prime risposte saranno proprio su questo. Su queste cose che ci chiameranno a breve a confronto.